È una catena che deve essere controllata tutta quanta, quindi effettivamente tutto c'è cioè un imballaggio sbagliato e già diventa insomma, anzi un possibile danno piuttosto insomma, che una protezione dell'opera. Però quelli che almeno statisticamente vengono valutati come aree più a rischio e che perché forse sfuggono un pochettino al controllo di un'azienda come la nostra, perché non puoi proprio controllare tutto, sono le movimentazioni in aeroporto. E anche la fase di installazione e allestimento nelle sedi espositive. Quando le casse, le opere vengono consegnate in aeroporto, lì l'attività del nostro personale si ferma per motivi vari di sicurezza del lavoro, eccetera. Non possiamo entrare nelle aree dei magazzini aeroportuali e quindi viene movimentata da personale dell'aeroporto. Per ovviare a questo problema, perché negli anni passati effettivamente statisticamente molti danni avvenivano in quell'area lì, noi abbiamo uno staff dedicato di 3 persone, nostri dipendenti diretti a Malpensa, che fanno una supervisione continua di tutto quello che viene movimentato, delle nostre spedizioni che vengono movimentate in arrivo, in partenza, export o import, in aeroporto. Non possono toccarli, ma sono sempre lì presenti. Pronti a riprendere, a correggere se effettivamente il personale dell'aeroporto non svolge le attività come dovrebbe, anche cercando nel momento in cui abbiamo magari opere più fragili, per quanto è possibile, evidentemente di avere uno staff dedicato, far presente insomma già prima che iniziano a lavorare la fragilità, eccetera. Quindi la supervisione in aeroporto è un'area per noi molto importante, richiesta da molti musei, specialmente all'estero. Adesso, insomma, dopo un po' di anni, è cresciuta anche in Italia, effettivamente, insomma, si è capito quanto sia importante. E l'altra area è quella del disimballaggio e dell'allestimento in sede mostra, specialmente quando certe attività vengono fatte in concomitanza magari con altri lavori di allestimento. Che stanno magari, sono magari in ritardo, che so, magari ci sono ancora elettricisti, ci sono ancora chi sta pitturando le pareti, quindi quando c'è cioè un incrocio insomma, di diverse professionalità, anche questo è migliorato molto. Insomma, io ricordo, insomma, lavoro in questo settore da una vita veramente, e ricordo che veramente, specialmente qui in Italia, la situazione è abbastanza drammatica, cioè ti trovavi a portare e disimballare le opere quando ancora stavano costruendo le pareti, dipingendo, eccetera, ed era un rischio altissimo e qualche danno effettivamente a quei tempi è avvenuto. Oggi la teoria è che le opere devono entrare quando l'allestimento è pronto e solamente da puntare le luci, insomma, che non ci deve essere nessun altro. Diciamo che oggi viene abbastanza rispettato. C'è l'imprevisto, c'è l'incidente, c'è la cassa che magari cade, c'è una movimentazione sbagliata in aeroporto anche se fai la supervisione. C'è spesso, e questo secondo me è un'altra attenzione, una fragilità intrinseca dell'opera che non è stata ben valutata all'inizio. Un museo che si rispetti e che deve mandare un'opera in prestito, la prima cosa che fa, analizza quest'opera, verifica che non ci siano sollevamenti, verifica che magari la tela sia ben bloccata all'interno di una cornice, se c'è una cornice, verifica che il vetro sia idoneo per il viaggio, insomma, quindi, cioè, andrebbe fatta un'analisi. Ecco, quando questo non viene fatto, e non può farlo una società di logistica, evidentemente, il danno e il rischio aumenta di più. Capitava, insomma, meno, però insomma, abbastanza spesso, che le opere si danneggiassero perché si muovono all'interno della cornice. L'imballaggio, chiaramente, quando fai un imballaggio, lavora sulla cornice, tu blocchi la cornice, non vai a toccare la tela, anzi cerchi di evitarlo. E se la tela non è ben fissata all'interno della cornice, quelle piccole vibrazioni, magari sul bordo, minimo, no? Quindi, può accadere, insomma, effettivamente, insomma, sicuramente sì. Il nostro compito è cercare di ridurlo al minimo.